In questo mese di settembre abbiamo avuto la conferma che il Napoli difensivamente ha trovato la sua solidità, ha trovato delle sue sicurezze, delle sue certezze. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è lunedì 30 settembre e siamo qui riuniti per parlare di Napoli-Monza. Ieri sera la partita non me la sono vista perché era una festa. Stamattina mi sono visto la partita senza il patema del risultato e quindi adesso ve ne vado a parlare. Allora, la formazione, niente da dire, la sapevamo, era scontato quella formazione. Allora, ragazzi, diciamo che tutto succede nel primo tempo. Un primo tempo dove il Napoli ha il dominio territoriale del campo, parliamo proprio di possesso palla. Ma a livello di creazione di occasioni, a livello di dominio sotto porta avversaria, diciamo che non ha fatto niente di che, perché alla fine dei fatti, se noi andiamo a vedere le occasioni create, abbiamo i due gol e il tiro di Anguissa da fuori al decimo minuto che va al quinto anello. Quindi Napoli, dal punto di vista della creazione delle occasioni, poche, però quando ha attaccato ha concretizzato, è stato cinico il Napoli nel primo tempo. Ecco, la parola chiave del primo tempo è stato cinismo, perché tu comunque hai fatto due occasioni e le hai concretizzate. Una al 21esimo con Politano. Allora, il gol di Politano diciamo che ricorda molto uno dei gol fatti contro il Cagliari. Mo sinceramente non ricordo il gol precisamente, però a Cagliari in un'occasione, in un gol, il Napoli parte molto lento, ritmi proprio blandi. A un certo punto, così dal nulla, con uno schiocco di dita, fa questi tre passaggi rapidi di prima e si arriva praticamente nell'area avversaria in un battito di ciglio, no? Quindi un Napoli che detta i tempi di quando deve attaccare. E la stessa cosa è successa ieri sera, perché prima del praticamente l'1-2 tra Lukaku e Politano c'è stata una serie di passaggi abbastanza blandi, lenti. Poi si è arrivato sulla fascia destra con Politano che ha il possesso del pallone qui sopra e va a fare praticamente il passaggio a Lukaku per poi essere servito tramite l'1-2. L'1-2 c'è, infatti poi Politano nel mentre andrà ad inserirsi, l'1-2 non verrà servito da Lukaku ma da Bianco, il 42 del Monza che sta qui. E quindi 1-2. Con l'assist di Bianco, Politano entra in area e va a fare questo gol che va a finire sotto le gambe di Turati. Diciamo che il Monza non è stato molto reattivo su questo 1-2 del Napoli, però tu comunque fai questa azione, la prima vera azione pericolosa, e vai a fare gol. Quindi al 21esimo 1-0. Al 25esimo poi c'è un cartellino giallo a Kvara che è sinceramente inesistente. Ecco, dico semplicemente inesistente, ma la cosa un po' ancora più grave è quello che succede 5 minuti dopo, cioè al 30esimo. Signori, questo è rigore tutta la vita. È rigore tutta la vita perché Bianco prende lateralmente il piede di Di Lorenzo sulla linea e la linea è uguale ad area di rigore. E io la giustificazione che ha dato Marelli su quel non rigore dato fa veramente schifo e fa capire quanto il Napoli veramente subisca un maltrattamento continuo dal punto di vista degli arbitri. E ieri sera abbiamo avuto l'ennesima occasione. Perché, e lo dico adesso che abbiamo vinto. Perché poi quando lo dici quando perdi, ma tu sei piangina, piangi sempre, chiagni e fotte. Lo dico adesso che abbiamo vinto 2-0. Il rigore non dato su Di Lorenzo è scandaloso. La giustificazione che è stata data a DAZN da Marelli è ancora più scandaloso del rigore non dato. Poi uno deve pensare male, no? Perché poi quando vedi queste cose ti viene normale poi pensare male. Siamo rientrati in quella fase, no? Che il Napoli torna pericoloso e quindi l'unico modo per fermarci sono gli arbitri a sfavore. Io lo devo pensare perché è già successo in passato. Siamo tornati al dobbiamo giocare contro tutto e tutti. Perché io ieri sera questo ho visto. Quindi il non rigore dato al 30esimo su Di Lorenzo, una roba veramente schifosa. Lì poi arriva il karma, perché 3 minuti dopo il Napoli raddoppia col gol di Kvara. E ragazzi, il gol di Kvara
è praticamente un gol che arriva da una riaggressione altissima che Napoli fa nell'area di rigore del Monza. Vedete qui Kvaratskhelia che sta, diciamo, tenendo d'occhio il numero 4 del Monza, che dovrebbe essere Izzo. Abbiamo Lukaku qui che si mette, diciamo, su una potenziale linea di passaggio per Carboni qui sopra. McTominay che si trova, diciamo, sopra di me, lo vedete qui sotto. McTominay qui che sta tenendo d'occhio Bondo, e poi abbiamo Lobotka che tiene d'occhio Bianco. Quindi abbiamo praticamente quattro giocatori del Napoli nell'area di rigore avversaria. Turati che deve fare? Fa questo passaggio per Bianco, e questo passaggio, che viene indotto dalla pressione anche di Lukaku su Turati, questo passaggio poi verrà intercettato da Anghissà, che passerà a Lobotka, che poi passerà a McTominay, che intanto si è inserito nell'area di rigore. Assist involontario di un giocatore del Monza, cioè Carboni, per Kvara, che a tu per tu con Turati la butta dentro. Quindi nei due gol del Napoli ci sono inevitabilmente gli assist di due giocatori del Monza, perché nel primo c'è praticamente Bianco che fa l'1-2 a Politano, e nel 2-0 Carboni fa il passaggio a Kvara. Quindi il karma punisce l'arbitro che non dà il rigore 3 minuti prima, e si va sul 2-0. Dopo il 2-0, ragazzi, diciamo che la partita è finita. Il Napoli nel giro di mezz'ora chiude la pratica. A livello di occasioni del primo tempo, giusto da segnalare, all'ultimo minuto del primo tempo, sul calcio d'angolo difensivo, Lukaku che rischia quasi un autogol facendo questa scivolata sotto la porta nostra. Poi per il resto non c'è stato praticamente nient'altro. Quindi un Napoli che nel primo tempo domina territorialmente il campo. Infatti, se andiamo a vedere anche i dati, vediamo che il Napoli ha praticamente creato un 56% di possesso palla. Quindi un Napoli che comanda la partita. A livello di occasioni non fai questo grande dominio, cioè non c'è stato un Napoli che per mezz'ora ha tirato continuamente in porta e ha reso Turati il migliore del Monza. Ci sono stati due tiri, tutti e due, diciamo, buttati dentro. Quindi Napoli che domina il terreno, che domina il possesso palla, che è cinico quando si presenta l'occasione di andare in rete, e un Monza che tutto sommato non ha fatto niente. Cioè, io del Monza ho segnalato giusto al quinto minuto Caprile che smanaccia su un cross di Pessina, poi per il resto il Monza veramente non ha creato nessun pericolo. Quindi anche, diciamo, nei primi 45 minuti una fase difensiva molto molto efficace, e aggiungiamoci poi il rigore non dato su Di Lorenzo. Arriva poi il secondo tempo, e sinceramente, ragazzi, il secondo tempo a me non è piaciuto. È stato un secondo tempo abbastanza noioso. È successo un qualcosa, cioè nel secondo tempo decidi di tua spontanea volontà di abbassarti, di cedere terreno agli avversari. Il dato che ci conferma questo è il baricentro. Ora voi state vedendo i dati del baricentro nel primo tempo. Lo potete vedere, baricentro alto 61 metri e lungo 23. E la zona, diciamo, più colorata si trova oltre il cerchio di centrocampo. E questa cosa quindi ci fa confermare che Napoli nel primo tempo ha dominato il campo. Nel secondo tempo il baricentro si abbassa di 10 metri e si allunga di quasi 10 metri. Praticamente l'altezza da 61 passa a 51 e la lunghezza da 23 passa a 32. Quindi il Napoli nel secondo tempo si è abbassato e si è anche allungato, la compattezza è venuta meno, si è anche un pochettino allargato. E ripeto, tu questa cosa l'hai fatta perché l'hai voluta fare, non perché il Monza ti ha indotto ad abbassarti e a allungarti. E sinceramente io non ho capito perché si è fatto questo. L'unica cosa che mi viene in mente è che Conte, diciamo, per Conte gestire la partita vuol dire questo, cioè abbassarsi, chiudere tutti gli spazi, mettersi a 5 dietro, perché poi in tutto questo c'è stato anche un cambio modulo, e poi quando recuperi palla riparti in contropiede e provi a fare il 3-0. L'unica cosa che mi viene in mente è questa qui. Però io penso, cioè, la gestione della partita la puoi fare anche come hai fatto nel primo tempo: continui ad attaccare, a mantenere il possesso del pallone. Non ho capito perché il Napoli si è voluto. E poi il cambio modulo, perché
al 79esimo, anzi in realtà anche prima, cioè il Napoli si mette con un 5-4-1. Buongiorno Rachmani e Di Lorenzo che fanno i difensori di questa difesa 3. Oliver a sinistra, inizialmente c'era diciamo Politano che faceva il terzino della difesa 5 e poi davanti a centrocampo Kvara a sinistra, McTominay e Lobotka al centro e Anguissa a destra e davanti unico riferimento Lukaku. Poi c'è il cambio al 79esimo, Mazzocchi entra al posto di Kvara e quindi Mazzocchi fa il terzino della difesa 5 e Politano si alza a centrocampo e diventa l'esterno destro con McTominay che diventa l'esterno sinistro e quindi si mette al posto di Kvara. Conte ha fatto bene a togliere Kvara perché ieri Kvara molto nervoso e ha rischiato più volte anche di farsi espellere. Vi dico la verità, l'avrei tolto anche prima perché c'è stata un'occasione dove Kvara dopo il fischio dell'arbitro butta questo pallone in avanti e quei gesti solitamente vengono puniti col giallo, quindi lì ha rischiato anche di fare fallo in un'occasione che poteva essere pagato col cartellino, quindi Kvara ha scherzato col fuoco ieri, ecco, mettiamola così, quindi è stato giusto secondo me toglierlo. Non ho capito perché mettere Mazzocchi, cioè sei andato ulteriormente a confermare questo 5-4-1 contro un avversario che non ti ha creato nessun pericolo. E questo è quello che non capisco, cioè lo hai fatto in casa contro il Monza, posso capirlo magari, non so, stai vincendo 1-0 e stai giocando contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter che ti hanno creato dei pericoli, quindi tu vuoi metterti un po' più accorto, posso capirlo in quelle situazioni, ma stai giocando in casa contro il Monza che nel primo tempo non ha fatto niente. Nel secondo tempo il Monza ovviamente ha sfruttato questo blocco basso del Napoli e quindi sfrutta questo terreno che gli viene concesso, però al finale no, Caprile ha fatto delle parate, ne ha fatta una sul colpo di testa di Djuric al 58esimo su un calcio d'angolo e non era manco una parata così miracolosa, cioè una parata facile da fare. Hai fatto questo blocco basso contro una squadra che però dal punto di vista offensivo non ti ha creato nessun pericolo. Questa è l'unica cosa che non ho capito della partita, sincero. Poi per il resto, ragazzi, non c'è nient'altro da dire. C'è McTominay che sfiora il palo su un calcio d'angolo. Al 62esimo c'è un altro episodio dubbio in area di rigore. Politano che viene preso, a quanto pare, da Bondo. Vi dico la verità, questo rigore qua non lo so. Per me era molto più netto il primo, quello su Di Lorenzo. Su questo non sono così convinto. Mi incazzo di più per il primo gol, sinceramente. Su questo non sono così convinto che fosse rigore. Ho segnato giusto al 63esimo Lobotka che sbaglia un passaggio, e quello ormai è diventato una cosa incredibile, una rarità. All'87esimo poi c'è stata questa falcata di Mazzocchi sulla fascia che ha portato poi a un passaggio a Raspadori che però ha tirato fuori. E al 90esimo Neres a giro che sfiora il palo di sinistra. Queste sono state a grandi linee le occasioni del secondo tempo. Tutto sommato il Monza neanche nel secondo tempo ha creato tutti questi grandi pericoli al Napoli, quindi a maggior ragione mi chiedo perché tu hai voluto fare questa scelta, hai voluto di tua spontanea volontà abbassarti così tanto da concedere possesso palla agli avversari. E poi un'altra cosa che sinceramente non ho capito sono stati i cambi così tardivi, perché il primo cambio è arrivato al 79esimo con Mazzocchi al posto di Kvara e ripeto, poteva essere fatto anche prima perché Kvara ha rischiato il rosso. All'86esimo entrano Raspadori e Neres al posto di Lukaku e Politano e poi al 90esimo entrano Gilmour e Spinazzola ed escono Lobotka e Olivera. Ora, io capisco che hanno giocato giovedì tutti questi quattro che ho citato, perché Raspadori, Neres, Gilmour e Spinazzola hanno giocato giovedì contro il Palermo e hanno giocato tanti minuti, però manco a metterli a 5 minuti dalla fine. Cioè Neres è entrato quando Politano si è fatto male, cioè Politano è stato tolto quando aveva i crampi. Io sinceramente cioè mettere Neres a 4 minuti dalla fine non lo so. Gilmour ha giocato tutti i 90 minuti giovedì, ma cioè era talmente stanco da metterlo soltanto al 90esimo con 4 minuti di recupero. Delle scelte di Conte ieri sera non mi sono piaciute, sinceramente. Però tutto sommato la partita l'hai vinta. Mi verrebbe quasi da dire
massima resa, minimo sforzo, perché in effetti così è stato, ragazzi. Il Napoli non ha strafatto, ci ha messo veramente poco per prendersi questi 3 punti. Ha giusto fatto quelle 2 azioni nel primo tempo, poi per il resto gestione della partita. Quindi questa sicuramente è la nota positiva della serata di ieri, cioè che il Napoli è stato cinico quando è stato chiamato in causa davanti e poi difensivamente un muro. La parte, diciamo, negativa della partita, secondo me, sono state le scelte nel secondo tempo per quanto riguarda l'assetto, diciamo, in fase di non possesso e questi cambi tardivi. Queste sono state un po' le cose, secondo me, rivedibili della partita di ieri sera. Passiamo velocemente alle pagelle. Oggi tornano le pagelle vecchio stile perché altrimenti il video uscirebbe troppo lungo. Allora, Caprile 6, ragazzi, Caprile sarebbe quasi un senza vuoto. Gli do giusto il 6 perché ha fatto la parata sul colpo di testa di Djuric e poi al quinto minuto questo cross di Pessina dove lui la tocca con le mani. Olivera 6, ragazzi, Olivera... Cioè, quando giochi a 3 il problema, il punto debole è Mazzocchi. Quando giochi a 4, il punto debole è Olivera. Dal punto di vista tecnico, ieri, ragazzi, io ho visto sbagliare delle cose abbastanza elementari. Mi ricordo un passaggio in profondità per McTominay che è andato sulla linea del fallo laterale. Sì, difensivamente comunque si è comportato bene su Pedro Pereira, però non ha fatto una partita incredibile. È un terzino comunque che eccelle più per caratteristiche fisiche. Di certo il piede non è quello che è. Ecco, quindi gli do il 6 perché comunque si è comportato bene difensivamente. Buongiorno 7, ragazzi. Buongiorno, cosa devo dire ancora? Cioè, buongiorno, ha annullato Djuric. La solita cosa. Buongiorno, quando è tornato a casa, nello svuotare le tasche, si è ritrovato le chiavi della macchina, il portafoglio e poi ha tirato fuori anche Djuric. E questo era il duello che avevamo anche previsto nel video della vigilia. Nel video vigilia dicemmo appunto che il Monza sui duelli aerei era molto pericoloso e il calciatore più pericoloso sui duelli aerei in tutta la Serie A era proprio Djuric e Buongiorno lo ha totalmente annullato. Rachmani 6,5, come sempre molto efficace in impostazione, difensivamente anche lui ha dato il suo contributo. Rachmani, ragazzi, è tornato a fare Rachmani perché semplicemente accanto a sé un difensore più forte che lo migliora. Io lo ripeterò fino alla fine. Rachmani ha dato il meglio di sé quando accanto c'aveva Koulibaly, Kim e ora Buongiorno. L'anno scorso c'aveva vicino Nathan e Juan Jesus. Rachmani sembrava un giocatore da Serie D. Di Lorenzo 6,5 ha spinto tanto sulla fascia, la solita sovrapposizione che ha aiutato Politano nelle variazioni che si sono fatte sulla destra. Difensivamente si è comportato bene e poi c'è sempre quel rigore che non è stato fischiato, che è scandaloso. Lobotka 6 non mi è piaciuto tantissimo. Lobotka sbaglia qualche passaggio e questa cosa è abbastanza sorprendente perché Lobotka ci sta abituando ormai da anni, ha una percentuale di passaggi veramente altissima. Entra nell'azione del 2-0 perché è lui che dà il passaggio a McTominay. Gli do però il 6 perché comunque rispetto alla media qualche sbavatura di troppo c'è stata. Anguissa 7, ragazzi, Anguissa quando c'ha voglia di giocare è un centrocampista che fa paura, anche ieri, un muro invalicabile, è stato veramente presente in ogni recupero, in ogni azione difensiva del Napoli, un giocatore che poi entra nel gol del 2-0 perché è lui che intercetta il pallone di Turati. Anguissa, lo ripeto, è un giocatore che quando è in palla, che quando c'ha voglia di giocare, è secondo a pochissimi. Peccato soltanto per la sua poca propensione al gol, perché sarebbe stato veramente un centrocampista completo. Dal punto di vista difensivo, della quantità, dell'apporto alla doppia fase, è sempre una garanzia quando è in giornata. McTominay 6. Allora, non mi è piaciuto tantissimo McTominay. Ha giocato praticamente quasi da seconda punta. E infatti, voi se vedete le posizioni medie, noterete appunto che McTominay ha giocato molto vicino a Lukaku e Kvara, facendo appunto questa sorta di seconda punta. È un giocatore che in fase di possesso si butta molto in avanti. Non è un giocatore che magari si abbassa per ricevere palla e per costruire. No, lui è uno che
appena il Napoli ha il possesso si butta in avanti e si va a mettere appunto vicino a Lukaku e a Kvara. Diciamo che era poco dentro il gioco, era un po' avulso, però diciamo che è normale perché comunque è uno degli ultimi che è arrivato in squadra, quindi evidentemente deve ancora avere un po' di tempo per entrare a pieno nei meccanismi. Peccato per l'assist sul 2-0 perché non è suo. Quindi su McTominay, ragazzi, stiamo tranquilli perché secondo me è soltanto una questione di entrare a pieno nei meccanismi del gioco di Conte. Quando lo farà, diventerà un giocatore importantissimo. Kvara 6. Allora, Kvara fa il gol del 2-0, però a me il nervosismo che ha mostrato per tutta la partita non è piaciuto. Sì, ha avuto sistematicamente Izzo e Bondo che lo hanno maltrattato. Ormai abbiamo capito che Kvara dal punto di vista degli arbitri non è tutelato, e non è tutelato perché ha una maglia azzurra addosso. Gli abbasso di mezzo punto il voto perché non mi è piaciuta la sua la sua tenuta mentale. Nel secondo tempo ha rischiato più volte il rosso, quindi per questo motivo non gli do il 6,5. Lukaku 5,5, ragazzi, Lukaku è la seconda volta che in un 4-3-3 gioca male. Ha giocato molto spalle alla porta, facendo le sponde, gli appoggi. Ha perso anche dei duelli fisici con i difensori, specialmente con Pablo Marì. È un giocatore che in profondità, se non parte sul filo del fuorigioco, ti diventa inutile. Ed è qui che c'è il downgrade rispetto a Osimhen. Perché Osimhen aveva un'esplosività fisica, aveva un'esplosività nelle gambe, che tu, se buttavi la palla avanti, sapevi già che Osimhen l'avrebbe preso per primo. Lukaku invece, se sta a spalla alla porta e tu lo lanci in profondità, praticamente hai perso il pallone. Lukaku, se parte sul filo del fuorigioco, come ha fatto contro il Palermo nell'occasione del gol di McTominay, allora può essere pericoloso. Se invece parte spalla alla porta con un po' di distanza dal difensore, giocare in profondità su di lui è totalmente inutile. Occhio, perché il 4-3-3 magari ti può essere importante perché inserisci dentro McTominay, e forse è proprio per questo motivo che McTominay gioca da seconda punta, perché Lukaku comunque storicamente è uno che ha reso al top quando giocava nell'attacco a due con Lautaro all'Inter. È anche vero che però in quel periodo c'aveva pure 4 anni di meno, quindi l'età quindi può essere anche che McTominay gioca lì per quel motivo, però Lukaku ieri sera male, veramente male, e quindi 5,5. Politano 7, migliore in campo, fa il gol dell'1-0, solito lavoro di fase difensiva dietro, a un certo punto ha fatto anche il terzino della difesa 5, se lo merita ieri, dai, perché comunque ha fatto una partita di alto livello ed è stato costante dal primo fino a quando poi è uscito. Per quanto riguarda i cambi, Raspadori, Spinazzola e Gilmour senza voto perché non hanno fatto niente. A Mazzocchi do il 6 perché voglio premiare quella falcata che ha fatto all'87esimo sulla fascia. E poi a Navin Neres metto 6 perché ha fatto quel tiro che ha sfiorato il palo di sinistra al 90esimo. Conte 6,5. Non mi è piaciuta onestamente la sua gestione della gara nel secondo tempo. Non ho capito questo abbassarsi, questo atteggiamento quasi rinunciatario, molto difensivo. Ripeto, posso capirlo in partite contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter, contro l'Atalanta, che stai soffrendo, stai subendo così tanto che tu ti metti dietro, chiudi gli spazi e riparti in contropiede. Ma contro un Monza che non è mai stato pericoloso, sinceramente questo atteggiamento non l'ho capito. E poi i cambi tardivi, ecco, queste sono le mie pagelle di Napoli-Monza. Piccola parentesi sulla classifica, siamo primi, il Napoli adesso è capolista, da solo, 13 punti mi pare, però siamo alla sesta giornata, ecco, mettersi a parlare di scudetto, di Napoli da scudetto alla sesta giornata, sinceramente mi sembra molto 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 presto. Io penso che il discorso scudetto si possa, diciamo, introdurre a dicembre, dopo il Tour de Force contro Milan, Inter, Atalanta, tutte quelle partite di fila che avevano tra novembre e dicembre. Se il Napoli a fine anno si ritrova ancora lì, nei piani alti della classifica, allora cominceremo a introdurre il discorso scudetto.
Oggi, a mio avviso, parlarne è assolutamente fuori luogo, perché ripeto, abbiamo fatto appena 6 partite, ne mancano ancora 32, non ne mancano 10. Quindi detto questo, ragazzi, ripeto, partita che il Napoli ha chiuso quando ne ha avuto l'occasione, molto cinico, molto freddo, e poi gestione per tutto il resto della partita con una fase difensiva molto 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 efficace. Ecco, in questo mese di settembre abbiamo avuto la conferma che il Napoli difensivamente ha trovato la sua solidità, ha trovato delle sue sicurezze, delle sue certezze, e davanti diciamo che non è così straripante, però quando ha l'occasione ti purga. Ecco, questa è un po' la sintesi. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo la partita, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate poi la campanella. Detto questo, ora c'è la partita contro il Como, che inaugurerà il mese di ottobre, si giocherà di venerdì, però penso che tra domani e dopodomani un video uscirà, perché voglio parlare un po' del mese di ottobre. E detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre, vi auguro un buon inizio di settimana e noi ci vediamo alla prossima.